Buongiorno. Buon? Buon? No, lo devi dire tu, buon? Buongiorno, buon tonno, dice mia figlia, buon tonno. Dammi un bacetto. Cosa? Grazie, amore. Attenzione? Sì, con questi biscottini? Vediamo come sono. Ma secondo te come sono? Buoni? Buoni. Escono anche questi in pacchetti da 4. No, da 6. Prego, amore. Buona colazione. Assaggia. No. Come no? No, amore. Mamma, a parte che blea non si dice mai davanti al cibo. Vieni qua. Emma. Vedi com'è bello questo biscotto? Assaggialo almeno. No. C'è la cioccolata dentro. Questa che vedi è cioccolata? Non ci credi, no? Assaggia, vedi com'è buono? C'è la cioccolata dentro. I bambini non riesci mai a fregarli, com'è possibile? Cioè, se me lo dicevano a me, io ci sarei cascata. E vabbè. Com'è? È buono? Sì! Sì, yeah! Ce l'abbiamo fatta, amore! Buono! La mamma ti dice sempre le cose, ti devi fidare. Amore, devi imparare a condividere, ok? Hai visto che ti devi fidare della mamma? È buono? Meno male. Allora, devo pulire. Oggi è venerdì. Oggi è venerdì, amore. Lo sai? No. No? Che giorno è? Venerdì. Un po' difficile come parola, forse. Frutta. Vuoi la frutta? Sì. La pera? Pera. Che giorno è oggi? Pera. Venerdì. Sì. Ma più o meno l'ha detto. E questa è la pera. Pera. Ti piace la pera? niente ragazze, adesso pulisco un po' casa e poi ci prepariamo per uscire, andiamo a fare una passeggiatina. Vorrei comprargli alcune cosine tipo il giubinetto, qualche body, insomma un po' di acquisti per il momento, perché qua sembra che sia arrivato il freddo e non ho tantissimo per Emma, quindi ho giusto qualche maglietta, però gli devo prendere appunto qualcosa, poi vi faccio vedere dopo. Allora ragazzi, ho deciso di saltare la prima pagina perché qui vorrei poi scrivere i nomi di tutti e due i bambini, quindi voglio aspettare un attimino, avere la certezza del sesso del bambino, perché anche se me l'hanno detto, finché non avrò il test del DNA ovviamente sto sempre con un piccolo dubbio, e poi dopo voglio comunque scrivere e vi farò leggere. Allora adesso leggiamo qui, primo trimestre. Da dove vengo? Da dove mi hanno trovato? Domanda il neonato alla mamma. Lei piange e ride a un tempo e, stringendo il bimbo al petto, gli risponde: tesoro mio, eri nascosto nel mio cuore, eri il mio desiderio. Bellissimo! Allora ragazze, io sto uscendo a fare una passeggiata. Oggi così, col vestitino. Era da parecchio che non lo mettevo questo vestitino. Come sei brava? Ti piace? Sì? Emma? Emma? Ti piace? Sì? Sì, sei contenta? Sei contenta? Vuoi scendere? No? No? Allora ragazze, avevo un piccolo desiderio di patatina. Siccome Emma non le può mangiare, guardate qua come ci siamo ridotte nella pentola, perché è alta. Ma do l'acqua. Emma, tu cosa mangi? Lo yogurt? Mummu. Mummu. Raga, avevo un piccolissimo desiderio, ho comprato un pacchetto di patatine, uno solo,
Sì, fatti, fatti tuoi, che ne sanno? Vabbè, due pacchi di patatine, però nascosto perché lei non le può mangiare. Vabbè, tre piccolini però, non è che sono tre enormi, un assaggino. Amore, vieni. Grazie amore. Prego. Ti sei ricordato? E non mi hai fatto gli auguri. Era tutto anche dovevo verificare prima se la Monella stava sveglia. Fatti immaginare. Buongiorno ragazze. Avete visto che carina mia figlia Antonio? Mi hanno fatto il regalo dell'onomastico. Oggi è San Daniele. San Daniela, e auguri a tutte quelle che portano questo nome bellissimo. A me è sempre piaciuto il mio nome, mi piace davvero tanto, è un bel nome. E niente, oggi andiamo a ritirare il palloncino, quindi domani registreremo il video del sesso, come avevo già anticipato, e quel che sarà sarà. Madonna, aspettate. Eccomi, mia figlia mi schiavizza, non so come devo fare, scherzo ovviamente. E niente ragazzi, quindi più tardi ritiriamo questo palloncino, quindi domani faremo questa festicciola, festeggiamo gli onomastici mio e di mia madre, perché noi lo sapete che li festeggiamo, abbiamo aspettato perché uno il 7, uno il 10, era tutto settimanale, quindi abbiamo detto domenica pranziamo insieme, facciamo questa piccola festicciola e poi farò lo scoppio del palloncino. E Madonna, i miei cani che russano. E questo è, vi volevo dire questa cosa, oggi comunque scendiamo un pochettino, niente di particolare, raga, in verità non sto andando proprio nei negozi un po', perché comunque è un periodo di tante spese, è un po' perché non mi va di girare in quanto comunque sempre sta situazione del Covid, insomma, in questo mio stato di gravidanza preferisco evitare ogni contatto umano, lo dico chiaramente, perché già quando si vanno a fare le analisi, a fare le visite già si rischia tanto e quindi siccome quando una donna incinta ha un po' magari il sistema immunitario un po' più debole, quindi le difese immunitarie si abbassano, non in tutti i casi, però nel mio caso è capitato di Emma, quindi evitiamo inutili uscite. Tanto è che mia madre è andata lì a comprare le scarpe alla bambina perché gliele voleva regalare, ho detto guarda, non me la sento di venire. È andata lei e basta. E se devo andare in qualche negozietto qui, diciamo, ma quei pochi minuti velocemente. E niente, raga, questo è tutto. Io adesso devo pulire assolutamente perché ho la casa sotto sopra, quindi una cosa super veloce, una bella lavata a terra. Poi mi faccio una bella doccia e poi usciamo. Dopo vi faccio vedere il tutto. Sei pronta? Anzi, sei pronta per lo scherzetto a papà? Zitta, zitta. Piano, piano, piano. Oh, non c'è. Bussa, 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 bussa. Che ha detto papà? Che ha paura? Sì, è in bagno. È in bagno? Che sta facendo? La cacca? Sì, è il gatto. La cacca, mamma.
Ciao. Ciao. Amore, stamattina sei bellissima, lo sai? Sei contenta? Dove stiamo andando, Dalla? Dalla, no? Nonna. Dalla nonna. Stai mangiando i crackers? Chiudi la bocca. Ragazze, palloncino preso, stiamo salendo da mamma, adesso ve lo faccio vedere. Sei contenta? Sì. Lei appena l'ha vista ha fatto wow! Allora ragazze, no, questo è il palloncino, domani scopriremo con tutti i punti interrogativi. Chi è? Se sta vicino a... Grazie, un regalo? Lo posso aprire? Grazie, mamma, quanti regali, aspetta, la mascherina non me la so tolta. Puoi rifare di nuovo? No, no, no. Lo posso aprire? Sì. Mamma mia, che buoni! Io. No, amore, questi non si mangiano, sono delle perle. Buoni. Buoni. Scusa, manda una lunga. Voleva dire belli, mamma. Mamma mia. Buongiorno. No, lasciamo perdere. Ma come sei belle? Sì, quanto sono belle. Ma come sei belle, sì. Stamattina? Come ti sei messa? Ah, finalmente nuove. Sei una gattina? Che cosa è? Beh, allora, sono... Questa è la coniglietta, no? Delle la coniglietta. Coniglietta. E questo è un peccato di gol. Ma questa non ci dice per anni. Sì? Sì. Ragazzi, allora, oggi un vlog un po', non ho, cioè, ho registrato a occhio proprio. Comunque, sto preparando le pizze, una, questa è la mia, questa è l'altra, e poi abbiamo infornato una piccola piccola. A mo' vi voglio far vedere mia figlia come usa gli acquerelli. Allora, io gli ho comprato gli acquerelli, ma mo' secondo voi, normale quello che hai combinato? Ma poi voglio dire, la pitturazione dove la fai, col mattarello? Sì! Sì! Non funziona così a mamma. Io vedo gli altri bimbi seduti al tavolo che pitturano. Tu che stai facendo? Niente, non pittura. Questo che colore è? Ro? Rotto. Poi ve? Verde. Ara? Rotta. Ro? Rotta. Questo? Tallo. Ve? Verde. Bu? No. Vio? Lola. Azzù? E tu, tu? Bianco? Bianco? Marrò? E noi? Ni? E io? Bravo! Abbiamo cenato. Tu hai cenato? Hai cenato tu? Sì. Che cosa hai mangiato? La pizza. La pi? Pizza. La pizza. Ed era buona? Sì. Oh, che contenta, meno male. Allora ragazze, niente, ne abbiamo cenato. Emma vuole stare di qua in camera, vuole andare nella culla. Dove vuoi andare tu, Nella? Culla. Nella culla. E niente, io vi auguro una dolce notte e ci vediamo domani. Ciao, vieni a salutare, amore. Di buonanotte. Emma. Di buona notte. Buonanotte. A tu. Tutti. Baci. Bye. Ciao.